Ripartono gli scavi archeologici al Parco del Colle del Pionta ad Arezzo e nel primo giorno di lavoro è stata rinvenuta una sepoltura tardo antica alto medievale. Sembra un adulto comunque, oppure probabilmente di sesso femminile, però purtroppo manca il cranio, perché negli scavi precedenti probabilmente non si sono accorti di questa salma. Ci sono tutti gli arti inferiori e devo dire ora verranno studiati per identificare meglio il sesso, per identificare meglio anche la causa della morte, insomma tutto. Per cui è una conferma ulteriore che questo anticamente il centro di tutto è stato il seppellimento di San Donato. Intorno a questa cripta di San Donato sono stati seppelliti i personaggi anche importanti. Più erano vicini alla chiesa, la sepoltura è più... La persona era aristocratica. La scorsa campagna, guidata dalla professoressa dell'Università di Tor Vergata, Alessandra Molinari, aveva già ottenuto risultati straordinari. L'importante è aver identificato il Duomo Vecchio. Fino ad oggi, prima di questo scavo, non si sapeva dove era il Duomo Vecchio. Sapevamo che era al Colle del Pionta, ma non conoscevamo di preciso la posizione. L'importante pezzo della storia della città, così, grazie all'impegno dell'associazione, sta tornando alla luce. Noi abbiamo vicino Siena, abbiamo vicino Firenze, dove hanno veramente valorizzato tutto quello che potevano avere. Noi invece ce ne abbiamo anche più importanti e le teniamo in questo stato qui, pieno di siringhe, abbandonato da tutti, e l'Aretino purtroppo si deve svegliare un po', e questa è la motivazione anche di questo intervento.